Ragazzi, allora, questo look è sempre fatto utilizzando la Osso Special di Sleek. Questa volta però ho utilizzato solamente un colore rosa, ovvero ho utilizzato un ribbon e poi ho utilizzato i due marroni, quello chiaro e quello scuro, che sono Boxed e The Mail. E poi ho utilizzato altri due prodotti di Catrice, che sono appunto l'eyeliner in gel e il mascara che ho preso ieri, e quindi diciamo li testo un po' insieme a voi per la prima volta. Questo look ho preso come ispirazione lei, Beyoncé, che è praticamente il look che diciamo che utilizza nel giornale Cosmopolitan. Mi è piaciuto tantissimo, ovviamente lei ha le ciglia finte. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto ricreare appunto, e questo è il risultato e guardate il tutorial. Allora ragazzi, secondo tutorial sulla Sleek Palette. Questa volta ho fatto questo tipo di look, anche questo un po' naturale, però a differenza di quello precedente ho utilizzato marroni e solo un rosa, che è il ribbon, che è quello praticamente che mi piace di più, è il colore che mi piace di più. Allora, come base sempre ho messo il mio correttore. Adesso vado a prendere questo colore qua, che è Boxed. Dov'è? Eccolo. Questo colore qui, che è Boxed, che è praticamente il marrone più scuro rispetto ai due, che sono questi. Questo lo andrò a usare nell'arcata come highlighter, questo invece nella palpebra mobile, e ribbon nella piega. Allora, inizio prendendo il ribbon, andando a metterlo nella piega dell'occhio. Ne prendo poco perché io ho solamente poggiato e guardate quanto prodotto ha preso, quindi vado a levare il prodotto in eccesso e vado praticamente a metterlo nella piega dell'occhio e anche un po' più in alto. Ecco qua, in questo modo. Adesso vado a prendere Boxed e lo vado a mettere nella palpebra mobile. E nel frattempo che lo metto lo sfumo. Vado a metterci sopra un po' di Mail, che è il marrone più chiaro, in modo tale che si stempera un po' il colore, vedete? È un po' troppo scuro. Allora vado a mettere di Mail sopra e sfumo. Ok, in questo modo. Oddio, forse è ancora un po' troppo scuro. Bisogna stare molto attenti con questi colori perché sono veramente molto pigmentati, quindi ti portano ad avere un occhio più scuro rispetto all'altro. Poi riprendo di nuovo il ribbon e vado a ripassarlo un attimo nella arcata. In questo modo. E riprendo sempre The Mail per fare il mio punto luce. Ok, in questo modo, più o meno,
sì, più o meno gli occhi sono della stessa intensità. Adesso vado a mettere un eyeliner in gel, io utilizzo questo di Catrice, che è un eyeliner in gel marrone ed è il numero 02 It's not Mambo number 2. Perché, allora, perché ho preso questo di Catrice? Perché quello di Essence io non l'ho trovato e quindi ho scelto quello di Catrice. Si presenta così, è molto molto morbido come prodotto in gel, a differenza di quello di Maybelline. E vado a tracciare la mia riga. Adesso mi impiccerò perché non ho le lenti. Sì, va bene. Ok, in questo modo. E vado adesso a mettere una matita marrone nella rima interna superiore e inferiore. Io utilizzo questa di H&M, che è la matita chocolate, che è praticamente della stessa linea di quella bianca che ho utilizzato nel precedente tutorial. Sto lacrimando. Ok, e adesso scusate, e adesso mascara. Allora, io utilizzo questo che è sempre di Catrice, che è sempre di Catrice ed è il Lash Plus, questo qui con questa confezione qua argento. Il pennellino è così, è un po' bombatino e lo sto provando praticamente oggi per la prima volta. Devo dire che non è male. Eccolo qua. Questo è il look terminato degli occhi. Adesso, vedete, è molto semplice e molto veloce, soprattutto perché io non è che mi posso mettere a spendere più di tanto tempo la mattina. Allora, adesso invece come blush io utilizzo questa terra di Essence, che è la Sun Club, quella per ovviamente brunette, cioè per le more, ed è la numero 2, Goodnight Darling. È questa che si presenta così, con la mezzaluna dove c'è l'arancio e dove c'è la terra. Io li mischio insieme e poi lo vado a mettere come blush. Ha un profumo buonissimo questa terra. Poi sulle labbra invece vado a mettere un rossettino rosa
Io utilizzo questo che è il numero 233 di L'Oreal ed è questo colore qui. Questo colore qua. E poi sopra vado a mettere questo di Kiko, solamente nel centro però, quindi solamente qua. Ecco qua, è il look che è terminato, io vi saluto e un bacio, ciao!